Bentrovate amiche! Come state trascorrendo le feste? Fortunatamente, per vivere non devo fare la giocoliera, ma ben sapete che mi occupo di cucina. Oggi vi propongo un piatto nobile, uno di quei piatti che vengono proposti nelle grandi occasioni. E lo sapete che le feste sono sempre delle grandi occasioni. La ricetta di oggi è petto d'anatra laccato all'ananas e alle noci pecan. Cominciamo! Gli ingredienti che ci serviranno sono petto d'anatra, ananas fresco, noci pecan, pepe rosa, burro, mezzo bicchiere di vermentino bianco di Sardegna, rosmarino e sale. Tagliamo l'ananas. Che l'ananas è privo della sua buccia, lo taglieremo a fette. Tagliamo delle fette di mezzo centimetro. Con la restante ananas, una parte la taglieremo a cubetti piccoli piccoli. Togliamo la parte centrale, che è il tronchetto. Terminato di tagliare l'ananas, passiamo al petto d'anatra. Prendiamo il petto d'anatra e facciamo delle incisioni solo sulla pelle. Dovranno avere la forma dei rombi. Questo servirà in cottura a far uscire tutto il grasso dalla pelle. Saliamo e massaggiamo. Andiamo ai fornelli. Accendete il fornello e scaldate leggermente la padella. Non ci sarà bisogno di usare della sostanza grassa, quindi l'olio, perché è abbastanza grassa di suo. Lo mettiamo dalla parte della pelle e lo faremo rosolare da tutti i lati. Vedete? L'olio sta già fuoriuscendo. Nel frattempo accendete la griglia. Quando invece questa sarà ben calda, andiamo a grigliare l'ananas a fette. Quando è bella abbronzata e abbastanza scrocchiarella, la giriamo. Vediamo l'ananas intanto. Quando anche dall'altra parte è bella colorata, cercheremo di grigliarlo anche sui lati. Non c'è un tempo preciso per la rosolatura in padella, perché dipende tanto dallo spessore del petto. L'importante è che da tutti i lati sia ben rosolato, a fiamma media. Il petto d'anatra è pronto per essere messo nel forno. Lo metteremo in una teglia calda. Io l'avevo già messa nel forno 3 minuti fa. La pelle sempre in alto. Anche l'ananas è pronta. È arrivato il momento di preparare la nostra salsina di accompagnamento. Una noce di burro. Aggiungiamo l'ananas a cubotti. Un cucchiaio di zucchero. Facciamo caramellare. Bagniamo col vino bianco. Lasciamo che evapori. Saliamo. Peppiamo con del pepe rosa e frulliamo. La salsina deve risultare abbastanza spessa. Il petto
d'anatra ha cotto per 15-20 minuti per 200 gradi e l'ho lasciato per 5 minuti a riposare affinché perda tutti i liquidi. Ora lo tagliamo insieme. Scaloppiamo. Cottura perfetta. All'interno deve risultare rosa. Mettiamo alla base del piatto la nostra ananas grigliata. Adagiamo il petto d'anatra. Salsiamo. Diamo della croccantezza con le noci pecan. Ancora un po' di pepe. E il piatto è pronto. Se vi è piaciuta la ricetta, lasciatemi un commento. Aspetto un vostro like su Facebook e su Instagram. E se avete una Smart TV, seguitemi sul canale YouTube Gattovolpe TV. Alla prossima ricetta! Anzi, ci vediamo a Capodanno con una cuoca per amica!